Progressi. Siamo al brano della pagina 14. Dunque, per quello che riguarda la mano sinistra, in questo brano, le note da suonare sono esattamente le stesse che già abbiamo suonato nella pagina 13, quella con gli spostamenti della mano sinistra, con la quale la mano si spostava dal pollice sul Do, pollice sul Si, pollice sul La e pollice sul Sol. In questo piccolo brano, la mano sinistra suona esattamente le stesse note: Do, Si, La, Sol, Fa, Si, La, Sol, Fa, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Sol, Fa, Mi, Re, Do. C'è una piccola differenza. Stavolta non abbiamo più le pause che avevamo nel brano dedicato agli spostamenti, ma abbiamo delle note lunghe, delle note che dicono di contare fino a 4. Quindi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Come faccio a fare questi spostamenti? Mentre il mignolo tiene premuto il suo tasto per contare fino a 4, il pollice si sposta, si prepara sulla nota che deve suonare. Nel momento in cui il pollice suona la sua nota, le altre dita si muovono per fare poi le note che devono suonare. Mentre il mignolo tiene la sua nota, il pollice si muove. Un'altra differenza è che stavolta anche la mano destra ha delle note da suonare e le note della mano destra vengono suonate dopo che il mignolo è arrivato sulla sua nota e mentre il mignolo sta tenendo il suo tasto premuto, quindi i suoni della mano destra, re, mi, fa, do, re, mi, eccetera, si sovrappongono a quello che sta già facendo la mano sinistra. Quindi, in questa parte, come in quest'altra, in questa e in questa, sentiremo il suono della mano sinistra e in più anche il suono della mano destra.